utilizzando la papera e la contropapera, quindi la X, e i compassi che ne derivano. Quindi la X è papera, contropapera, papera, contropapera, molto semplicemente. Abbiamo provato a fare uno stop che è fatto in questo modo. Papera, contropapera, la trasformo in un compasso e mi fermo. Allo stesso modo invece posso farlo inverso, quindi partire dalla contropapera, contropapera, papera diventa un compasso, mi stop, mi fermo. A questo punto ho fatto un mix di tutto l'esercizio con degli stop tacco punta, quindi facendo questo movimento qua. La cosa viene così: papera, contropapera, stop, tacco, uno, due, da qui, contropapera, papera, stop, uno, due, da qui per forza devo prendere la papera, quindi papera, due, due, contropapera. Abbiamo visto poi, giusto per concludere un attimino, un modo per fermarsi in questo modo qui, facendo due giri, sia quello in papera, cerchio, che quello in contropapera, cerchio e stop. Quindi ci possiamo fermare tranquillamente facendo un trick su un piede, ad esempio.